Oggi torno a fare un video che non faccio da un sacco di tempo, e cioè il trucco del giorno. Avrei voluto fare o le chiacchiere allo specchio mentre mi truccavo, o provare a fare un mi trucco con voi, ma A, non c'ho avuto tempo, B, c'è un tempo piuttosto strano oggi, quindi c'è una luce un po' strana e io non ho queste luci mega galattiche, fari, faretti, e quindi se dovemmo accontentare, e alla fine ho deciso di fare un trucco del giorno perché qui mi sembra che adesso si veda abbastanza bene. Allora, di che cosa si tratta? Perché mi è venuto in mente? Perché è il trucco che sto facendo un po' ultimamente, mi avete visto anche nelle foto su Instagram e in diverse mi avete detto insomma che vi piace questa tipologia di trucco. La faccio sempre simile, ultimamente sono andata un po' in fissa, usando però prodotti diversi. Infatti quello che avete visto su Instagram che vi è piaciuto, avevo usato la palette Africa di Paola P. Oggi invece ho usato due palette di Too Faced. Dunque, per quanto riguarda le sopracciglia, come al solito sto usando la matita della Kiko, la 04, quella per le bionde. Io mi trovo molto bene con questa matita ed è un colore molto adatto a me, ai miei colori, un colore adatto ai miei colori. La uso da diverso tempo, non è la prima, non lo so quante ne ho finite nel corso degli anni, e mi dura anche abbastanza bene con il caldo torrido. In combo ho usato il gel questo della Kiko, con cui vado insomma poi a fissare, un po' a sfumare, eccetera eccetera. Mi piacciono questi due prodotti e sono anche abbastanza economici, quindi li ricompro spesso. Poi, per quanto riguarda la base, ho utilizzato la combo di questi due correttori, il numero 6, che è questo un po' più chiaro, e il numero 10, che è quello più scuro che ho, dei Full Cover, che sono correttori waterproof, quindi in estate quando fa un caldo, oggi c'è un'umidità pazzesca, cioè stamattina ore 8 quasi l'80% di umidità, yeah! Ecco, quindi potete immaginare, insomma, ci vuole qualcosa che regga abbastanza bene, per quanto non metta chissà che come base del viso, però insomma un pochettino di correttore per correggere qualche discromia. Tra l'altro io questi riesco ad utilizzarli anche sotto gli occhi, perché non avendo un contorno occhi particolarmente secco, questi sono belli, belli strong, riesco ad utilizzarli. So che non vanno bene per tutti, però per me fortunatamente sì, perché mi reggono benissimo nel corso della giornata fino a sera. E quindi li ho usati un po' in mix sotto l'occhio, come sempre ai bordi del naso, dove c'è un po' di rossore che nonostante sia ancora abbronzata, però si evince che ci sono dei rossori, quindi vado a correggere qui e lì dove ho bisogno qualche puntino, e mi ci trovo molto bene. Poi faccio una spolverata con il pennellone con la solita Mineralize Skin Finish di MAC. Quella che ho io è la Medium Dark, lo leggete ancora? Che volge ormai sempre più al termine, però ce l'ho da, insomma, da qualche anno. E, rispetto agli altri anni, che ho sempre detto, ma boh, la uso perché ormai ce l'ho, d'estate mi fa comodo perché è leggera e spolverata così sul viso rispecchia proprio il mio colorito con l'abbronzatura, quindi a me basta pochino. Mi ha leggermente più convinta, non so se è cambiata un po' la mia pelle nell'ultimo anno, potrebbe anche essere, mi tiene un pochino meglio, ecco. Io ho sempre notato che non è che proprio abbia questa grossa tenuta, tenete conto che appunto io la spolvero con un pennellone per andare poi ad uniformare leggermente l'incarnato. Poi, che cosa ho usato sugli occhi? Sugli occhi ho usato un mix di queste due palette della Too Faced, che sapete che a me piacciono tantissimo. Non so se siano ancora tutte e due in commercio, perché Too Faced ha fatto un po' un ricambio di palette, anche di queste più piccine, quindi boh, non lo so. Provate a vedere sul sito di Sephora, non sono molto aggiornata. E ho preso un colore che mi piace tantissimo da questa palette, perché cosa mi piace fare ultimamente? Mi piace fare l'occhio, la palpebra mobile abbastanza scura, sfumata con dei colori un po' caramellosi, caldi nella piega, e la matita marrone a sottolineare insomma sopra la rima ciliare e sotto, e basta. E mi piace questo look un po' scuretto con i toni un po' ambrati che ho ancora del viso, e la sto riproponendo insomma con vari colori che mi piacciono molto di varie palette che ho. Oggi ho usato di questa palette, che è secondo me bellissima, Eclipse, che è questo colore qui.
me lo faccio vedere. È un marrone molto scuro, molto riflessato, è scriventissimo. L'ho messo su tutta la palpebra mobile e l'ho portato leggermente a sporcare la piega, perché poi sono andata a sfumare con il colore che vi farò vedere dopo. All'attaccatura dell'occhio ho messo un colore luminoso, ma comunque che resta scuretto, ed è questo qui, che è leggermente luminoso e non ai livelli di questo, ed è questo colore caldo qui, questo nocciola leggermente luminoso all'attaccatura dell'occhio. Poi vediamo se riesco a farvi vedere i colori, che sono questi due. Poi dalla palette invece, la Matai, questa, sono andata a prendere un colore che mi piace tantissimo, questo qui, che è appunto un color caramello, un beige caramello, insomma questo qui, questo, che ha un tono leggermente caldo, e sono andata a miscelarlo insieme al rimasuglio di Eclipse che avevo nella piega a fare questa, la sfumatura. Sotto il sopracciglio ho fatto un mix di questi due, perché questo è troppo nocciola e troppo scuro, questo è troppo bianco gesso e non mi piaceva insomma con questi colori, quindi ho pucciato un po' e un po' ed è venuto un beigiolino alla fine, e sono andata a metterlo così, sono due colori matte sotto il sopracciglio. Questi sono tutti i colori alla fine che ho usato. Adesso, certo, io ve li faccio vedere sulla mano abbronzata, che non è proprio il massimo della vita, però insomma vedete quanto scrivono e vedete anche che bel effetto che hanno con la pelle ambrata. Mi piacciono tanto questi colori usati così. Poi, per andare a sottolineare gli occhi, come vi dicevo, visto che come al solito mi manca sempre un pezzo, non ho preso il mascara, ma è sempre lo stesso che usavo da prima dell'estate, e cioè il Comfort Zone, ho usato di MAC la Teddy, anche questa è ormai, cioè, non lo so quante volte ve l'ho fatta vedere, ed è questa matita qui, che è un marrone bello scuro, bello intenso, leggermente luminoso. L'ho messo all'attaccatura superiore, all'attaccatura inferiore, e sono andata a sfumare con un pennello smudger. Mascara, basta. Alla fine, sulle guance, ho scelto di mettere l'Hot Mama, che è sempre un must have, proprio, cioè, estivo. Eccolo qui, bello riflessato, sui toni del pesca, sulla pelle ambrata è sempre fantastico, luminosissimo, accentua molto l'abbronzatura ed è quello che vedete. Per finire, sulle labbra ho messo la True Lips 22 della Pupa, che è un colore molto particolare, molto carino. Questo qui è un colore naturale, ma con quella guizzo in più, ed è questa. Ed ho usato un rossetto nuovo che ho preso, infatti lo prendo dalla busta, che ho preso qualche giorno fa della Wet n Wild, questi qui che sono i Megalas, non lo so, non lo so, vabbè, quelli a lunga tenuta per intenderci, che ho già ovviamente spiaccicato nel tappo perché hanno sempre questo pezzo che sporge, che è un macello, e si chiama Rosebud, così. E mi ha colpito tantissimo, ci sono anche dei colori nuovi, ma non so perché sono rimasta rapita da questo colore, un po', boh, non lo so, mi sembrava, ecco, un po' diverso dai soliti che ho, che uso, e messo vicino alla matita può sembrare non matchare, ma poi il risultato sulle labbra è quello che vedete, quindi è molto carino. Ho messo la matita sui bordi sfumandola verso l'interno, non ho coperto tutte le labbra, e poi ho messo il rossetto a coprire il tutto, insomma la matita, e poi appunto ho riempito fino all'interno, e mi piace tantissimo, è proprio bello e si sposa anche molto bene secondo me con queste colorazioni di ombretto. Sono molto contenta di averlo preso, costano molto poco, io mi sembra, non lo so se ne ho uno o due, non, no, ne ho uno di una limited edition di la cantante dei Black Eyed Peas, che adesso non mi viene il nome, e ne ho un altro molto chiaro sul rosa, e mi trovo molto bene con tutte e due. E questo colore devo dire che mi è piaciuto davvero tanto, particolare, carino, portabilissimo e dà un bel effetto al viso, anche luminoso, fresco, insomma bello, bello, ci piace. Ultima cosa che vi faccio vedere è lo smalto che ho sulle mani, che è sempre nuovo, lo devo sempre andare a pescare, eccolo qui, ed è uno smalto della P2, è il Nail Foundation Total Repair,
020 Silk. Non so se esistano altri colori, perché sinceramente quando l'ho preso io sullo stand c'era solo questo 020, però boh, chi lo sa. Pensavo avesse un effetto satinato sulle unghie, invece resta lucido e dà un effetto molto bello, poi con la mano abbronzata ancora di più, ma anche in inverno penso che sarà molto carino, insomma, da portare. E queste sono due passate. Il colore è molto uniforme, e in effetti è uno smalto che si ripromette di uniformare l'unghia, di renderla bella liscia, di essere autolivellante come smalto, insomma tutte varie caratteristiche che servono a dare un bel effetto della vostra unghia come risultato finale. E in effetti io questo l'ho riscontrato. La durata non lo so perché l'ho messo praticamente ieri sera, quindi non ne ho proprio un'idea, però da quello che c'era scritto qui dietro pensavo avesse una finitura satinata, parla di finitura serica, e invece no, cioè rimane proprio lucido, quindi un effetto seta luminoso, non un effetto seta satin. Ecco, mettiamola così. Però mi è piaciuto molto il risultato, trovo che sia molto bello. Questo è tutto quello che ho fatto e niente. E ci vediamo alla prossima volta, anzi fatemi sapere se vi può interessare vedere la realizzazione di un trucco del genere, che alla fine è semplice perché io ci metto davvero poco tempo per realizzare questo trucco degli occhi, insomma, eccetera eccetera, fatemelo sempre sapere e vedrò di organizzarmi in qualche modo, prima o poi questa situazione la dovrò studiare per bene. Vi saluto, vi abbraccio, vi bacio, ci vediamo alla prossima.